Beh, allora se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta. Questo nome non mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Beh, non mi stupisce. Mio padre è talmente conosciuto. E chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo. No, no, che trombone. Bravo. No, scusate. Sia comodo. No, state comodo. No, ma siete in equivoco, signore. Avete detto trombone. Scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta. Lo so, ma le volte. No, no, per carità. No, trombetta il padre, trombetta il figlio. A prescindere. Viceversa, mia sorella fa trombone. Ecco, fa trombone. Sì. No, fa trombone. Mi avete fatto confondere. Sua sorella fa trombone. No, vi garantisco non fa trombone. Si lasci servire da me, Enzi and io, sua sorella. Cosa ne volete sapere voi, no? Io lo so, sono un uomo di mondo. Vabbè, ma non ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Vabbè, ma basti di questo. Ma mia sorella non è mai stata a Cuneo. Ma non vuol dire fa trombone. Ma no, fa trombetta. Glielo dico io, non insista. Ma che dite voi? Non volete mica conoscere mia sorella meglio di me? Vabbè. Vi garantisco che fa trombetta. Sì, signore, fa trombetta. Sì, signore, fa trombetta. Oh. Va bene. Per meglio dire, faceva trombetta. Oh, ci siamo, ci sei cascato. Ma come dico io? Ma no. Faceva trombone. Ma no, state fermo, non mi posso sentire toccare. 3 anni a Cuneo. Sì, per cortesia, lasciate che vi spieghi. Faceva trombetta da signorina. Vabbè. Adesso che ha sposato un bocca, fa trombetta in bocca. Oh, bella, è per forza. Perché per forza? Perché la trombetta si mette in bocca. Dove la vuol mettere? Oh, cosa avete capito? Mi sentite male? Volete che chiami qualcuno? Sto zitto, cosa vedi? Che c'è? Mamma mia, è una paralisi, che è? Ah, sì? Ci siamo? Bene, forza! Abortito. Che mestiere fai? Sentite, per cortesia, l'ho pregato, non mi toccate, non mi... No, dico tu, che mestiere fai? Ho ben capito, questo tu. E tanto per vostra norma e regola io non faccio nessun mestiere. Ah, bravo. Disoccupato. Disoccupato. Ma no, signore, esercito una professione. Maresciallo. Esercito una professione. Ho capito. Per meglio dire, state fermo, ho pregato. Per meglio dire, la esercitavo. Ecco, da quando sono stato eletto deputato, non esercito più. No, signore. E ci voleva tanto, lo diceva subito. Ve l'ho detto, ma voi non capite. State fermo! O finisci di non capire. Ma lo devo dire in inglese o francese. Io prima facevo l'ostetrico. Che faceva? L'ostetrico. Si capisce per forza. Si capisce? Con le ostriche si guadagna poco. Ma cosa avete capito? Fate una bella cassetta con le sigarette americane. Ho detto ostetrico, non lo so. Guadagno la grana. Sì, poi vado in piazza. E non voglio... Basta, perbacco! Ma come ho capito? Ho capito, stia a posto con le mani. Ma avete capito voi? Ogni limite è una pazienza, lo sa lei o non lo sa? Cosa? Si informi se non lo sa. Oh, ma sentite, ma avete una faccia tosta terribile. Io, parli come Badi, sa? Ma che Badi? Non offenda, Non offenda. Parli come Badi, ma guardate come parlate voi. Perché se no... Egregio, signore. Perché se no... Sì, mettiamo le cose a posto. Tanto per vostra lei. Mi state toccando da 3 ore. Io? E io sono stufo di sentire queste mani addosso, appiccicose. Come appiccicose? Come mani addosso? Siete voi che mi state toccando, voi, non io. Va bene, io tocco, ma lei perché mi fa il ritocco? Ma che ritocco legito? Fate la cortesia. Guardalo sì, è lei che mi sta toccando. Volete star fermo, sì o no? E lei tenga giù le braccia. Ma io sto come voglio. E io faccio così. E voi non dovete fare. Sì, c'entro. Ma che è vostro? Ma vedete un buco, 100 dita. E voi non dovete fare. Vuoi ammazza, mi dai. Sentite, io... Posso sentire? Non so più chi mi trattenga da scaraventarmi fuori dal finestrino. Ma ci siamo un'altra volta. E fatelo questo benedetto stenuto. Guarda un po' che cosa mi doveva capitare. Cosa volete adesso? Vabbè, va. Guarda un po' che pazienza che ci vuole. Forza. Abortito. Ma sentite, io non ho fin sopra la cima dei capelli. Anche io. Siete snervati. Anche io. Meno male. Ma le altre cose avete il benedetto dono di non capire niente. Adesso sta a vedere che cretino sono io. Che sono io, forse. Che ne so io. Ma è mezz'ora che stiamo parlando, non avete ancora capito con chi state parlando. Io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Lo volete capire, sì o no? Chi siete voi? L'onorevole. Mai tu. Io. Ma rifaccia il piacere! Sentite, questo passa ogni... Onorevole! Sì, onorevole! Onorevole! E c'è poco da ridere, sapete! A guarda che maniera! Onorevole! Drangala! Adesso...